Buongiorno, signor Giuffrida. Buongiorno. Giovane, pigliatevi l'aeroplano. Ah, mica per voi, per vostro figlio. Approfittate, il rosso è lungo, pigliatevi un accendino. Quanto costa? Capo, accattatevi farto tutti, capo, mille lire. No, no. Capo, sono buono per tutte le cose. Accattate a villa, pigliate a villa, capo. Sono buono, pigliate a villa. Già ce l'ho, veramente, non mi serve. Dottore, mi piace la campanella. Guardate, è bella la campanella. È bella, pigliate, ma non mi serve. Solo mille lire, pigliate a villa. Una trita è impossibile, pigliate a villa. Ce l'ho già. Una trita già, vado dietro, pigliate. Dottore, tengo una cosa che fa per vostra moglie, dottore. È proprio buono, guardate. L'ho comprato la settimana scorsa. La settimana scorsa l'ho... Aiutate che sono occupato. Andiamo, dottore, pigliate a pillo. Solo mille lire, dottore, pigliate a pillo. Ah, getta lì. Per poter via, Dottore, venga a batta, no, pigliate a pillo. No, aiutate a batta, dottore, pigliate a pillo. Ve lo faccio vedere. Solo mille lire, dottore, pigliate a pillo. Solo mille lire, andiamo, dottore. È uguale, lo tengo già. E facete il gemello, andiamo, pigliate a pillo. Solo mille lire, andiamo, dottore. È verde. Aspettate un momento, un brito che il dottore sta accattando, ma è presto. Non ce l'ho. La clessidri non ce l'ho. Dottore, questi sono i primi arrivi. Siete il primo assoluto a Napoli ad averlo, dottore. Pigliatevelo, dottore, datemi la mille lì. Dottore, grazie. Buona giornata. Andiamo, santo caggio, capito? È verde, andiamo. Graziate. Passate pure con il russo. State fermo tu, andiamo, santo caggio, andiamo. Ma se ci vengono sotto ci vanno. E state accorto che lo facete male. E se non tenevo cane, che facevo? Marceli? Disgraziati. Ma faccio fornire. Ma dura poco. Vi saccia che la caccia fa. Signor Giuffrì, annunci mortuari. Annunci mortuari. E vabbè, sono una cosa come un'altra. Scrivi. Signor Giuffrida, posta per voi. Sono qua. Ma dove sta? Ma perché non parlate? 10-10. Ditemi, signor Giuffrida. Ma chi è che vi ha dato l'impiego di posti nel mattino? Signor Giuffrida, la mia famiglia ha una grande tradizione da rispettare. Ah, sì? Tutti i postini del mattino? No, tutti ciechi. E ora scusate, me ne devo andare perché devo finire il giro. Decidete. Dite, signor Giuffrida. Vi posso fare una domanda? Ma certo. Ma perché vi chiamano così? È perché mi mancano 10 decimi di vista, no? Signor Giuffrida, ditemi una cosa. Non è questa la domanda che mi volete fare, così o no? No. Io lo so quello che mi volete chiedere,
Ma non vi preoccupate, parlate. Ormai per me non è più un problema, parlate pure liberamente, dite, no. Dite pure, guardate, potete esprimere qualsiasi vostro pensiero. Decide. Non vi preoccupate, ma abbiate almeno il coraggio di dirlo, perché è una cosa importante. Parlare. Vi volevo chiedere solamente... Se sono nato, Chico, o sono diventato. È così o no? Sì, signore. No, signori, io prima ci vedevo. Mi ricordo ancora lucido solo, l'onna azzurro del mare che sbatte in faccia e scoglie. O colore del grana e che la bella faccia sorridente di mamma mia mentre io l'accompagnavo con la carrozzella a rotella davanti alla grotta della Madonna di Lourdes. Non appena siamo arrivati davanti alla statua della Madonna, quanta folla che ci stava, maronna, quanta gente! E tutti quanti pregavano, sempre più forte. A un certo punto, il giudice disse giù. Allora ho cominciato a gridare pure io, non ci vengo giù! E allora tutto quanto attorno a me, miracolo! Però io ormai mi sono abituato, per me non è più un problema. E come? Vedete, signor Giuffrida, è come se tutti i sensi si fossero risvegliati all'improvviso. Certo è che adesso riesco a fare cose che nemmeno quando ci vedevo riuscivo a fare. Vengo adesso dal teatro Tenda. C'è stato un incidente. Ma che è successo? Sono crollate tutte le impalcature montate per il Festival Nuova Napoli. Oh, mamma mia. Intanto, su in redazione, gira voce che vogliano interrompere il festival. Ma è assurdo! Ma certo che è assurdo. Addirittura qualcuno pensa che non si tratti di un incidente. Cosa, ragazzi? Comunque tenetevi pronti, perché tra un po' ci sarà molto da fare. Ma che ora è successo? Fai conto una mezz'ora fa. Guaiù, andiamo! Allora ci mamma ora. Michele, ma qualcosa non va? No, niente. Strano, mi sembrava. No, ci sono stati morti. No, per fortuna solo 3 feriti. Meno male, se no poteva essere che devo fare l'annuncio pure per loro, eh? Ma perché, ti hanno dato da fare i mortuari? Vabbè, una cosa come un'altra. Michele... Bella questa vecchia cartolina di Napoli. Chissà di che anno sarà. Secondo me è del 30. Michele! Michele, guarda qua. No, secondo me è del 20, perché ci sta ancora il pine. Poi via Petrarca... Ma no! Già... Guarda cosa c'è scritto dietro. Dietro? Sì. Cosciuccio è ferita, ma non è morta. Chi stio primo avvertimento, Napoli non ha da cagnà. Statevi accorti, chi fu festival Moracis, la paura fa 90. Se mi Napoli paesà, filmate funicolà. Chi fa il festival muore ucciso. Ma senti, funicolà cos'è? È una canzone, non la conosci? È famosissima. Ah sì? Strano, molto strano, perché il teatro Tenda, dopo che sono crollate le impalcature, dagli altoparlanti usciva una musica fortissima. Ti ricordi come fa funicolà? Sì. E cantamela. Qua? Sì. No, c'ho vergogna. Dai. Senti, scusa, sai come fa funicolà? Funicolà? Sì. Me la canti? Ma perché? Dai, per favore, cantamela. Yam, ngoppi, ammia, yam. Grazie. Michele, è la stessa identica del teatro Tenda. E perché? Mo' al teatro Tenda non possono suonare funicolà. Certo. E allora? Però, scusa, arriva una cartolina con un avvertimento ed è firmato funicolà. E guarda caso, al teatro Tenda, dopo che crollano le impalcature, suonano funicolà. Non mi dirai che è una coincidenza. Altro che incidente. Questo è un sabotaggio. Michele... Sai cosa fai? Vai dal capo e gli porti la cartolina. Lisa, al giornale arrivano decine di cose simili, tutti i giorni. E stai tranquilla, non è il caso di agitarsi. Ti prego, può essere importante. Vai dal capo e gli porti la cartolina, dai. Il capo? Lisa, il capo è capace di farci un romanzo sopra una cosa del genere. E poi, guardi, io non ci voglio entrare. Voglio starmene qua, tranquillo, con i miei morti. Dai. Poi la cartolina è indirizzata a me. E io ne faccio quello che mi pare. Ecco fatto.
E allora fai quello che vuoi. E tu fatti i fatti tuoi. Sì. Signor Michele? Sì, sono io, signora Rosa, potete aprire. Buongiorno. Buongiorno, signora Rosa. Papà? Papà oggi sta più agitato del solito. No, ma io dico, ma perché mi devo sentire dire che non ho il diritto di tenerlo chiuso dentro? Quello stamattina è arrivato a dirmi che io sono la sua carceriera e non è colpa mia, io non capisco perché. E poi mi dispiace, ecco. Vabbè, signora, abbiate pazienza, voi sapete papà com'è fatto. Purtroppo così deve essere, che volete vabbè, fare? Vabbè, adesso vi apro. Ma perché avete chiuso pure la porta in mezzo? Ah, si capisce. Quando io ho sentito suonare la porta, ho detto, vuoi vedere che questa è la signora del piano di sopra? Voi vi ricordate come ha reagito vostro padre l'altro giorno? Ecco. Grazie, signora. Prego, prego. Con permesso. Prego. Papà, lo so che non state dormendo. Aveva venuto hambre. Sono morta a tre ore. Papà, un'altra volta che ho questo fatto. Ma rapido l'occhio. Ma ci portate pure i cannoli. I cannoli non mi piacciono. Ma insomma, è mai possibile che io devo continuare a parlare con voi che state con gli occhi chiusi? E che già fa? E morto non danno gli occhi chiusi. Mica posso risuscitare. Che è stato? La signora Rosa mi ha detto che da stamattina avete fatto un sacco di storie. Io voglio asci. Non posso stare sempre chiuso qua dentro. Manca l'aria. Oh, sola, io voglio tornare a suonare con i compagni miei. Papà, io non vi faccio uscire perché voi siete pericoloso. Allora non ne capite niente manco tu. Che lì ogni anno scrivevi canzone per i piedi grotti. Io scrivevo e chi se la rubava. E quando io va a protestare mi ricevono con quell'aria sfuttente. E voi quanta cosa volete fare, o pescatore o maestro di musica. E così il pescatore ce l'ha fatta ricordare buona la festa di Piedi Grotti. La ricorda Piedi Grotti? Piaceva pure a te. Il luminare, i taralli, i fuochi a mare, i carri che passavano per sotto la chiesa. E che bella marona. E tu eri contento quando eri in da barca, passava per nanza a giuria, cantando nessuno a nome andolino. 7 anni, 7 voti prima premio. Napoli avesse essere nata vota così. Papà, non è più tempo di queste cose. E voi lo sapete buono. Lo sacci. Amiche, ti voglio far vedere una cosa. Guarda. Che sia la camicia in notte per quando muore. Voglio che mi vieni a vestire tu. Papà, ma pensate alla salute. Ma è mai possibile che chi capita pensa sempre a morto? E a che già pensavo? Che l'oggi non è venuto, ma rimane sicuramente sta qua. E io già essere pronto. Mica voglio che mi vieni a trovare più spesso. Ma se io vengo tutti i giorni e poi ci sta sempre la signora Rosa. E la signora Rosa, mica io tengo solo a te. E quando non ti vengo, vissi, muore, mica io no. Ci ha creduto che faccio messa. Sono un grande attore. Le parole e la musica di questa canzone sono del maestro Antonio Giuffrida. Canta Antonio Giuffrida. Signori, Fravulella, Fravulella. Papà, cresta locandino. Ah, sì, ti ho mandato la lastra di una cartolina. Sviluppala. E poi falla mettere bella grossa proprio al centro della pagina di cronaca. Fai attenzione, è strappata. Ma voglio leggere ogni parola. D'accordo. Ah, Giuffrida, come mai non hai portato la cartolina che ti è arrivata? Cosa c'era? Proprio bisogno della signorina Sole? Capo, ma non vorrà mica pubblicare quella cartolina. E perché?
Ma cosa decidi adesso? Tu quello che il giornale deve pubblicare? Ma fammi il piacere. È che mi sembrava esagerato. Senti, hai titolato come ti ho detto? Il festival continua. Un nostro giornalista è sulle tracce di Funiculì Funicolà. D'accordo? Fammela su sei colonne. E poi Giuffrì, dove sei? Ah, eccolo qui. Giuffrida ti porterà l'articolo al più presto. L'articolo? Sì. No, cavolo, ma come si fa a dare credito a una cartolina? Ma se proprio a lei arriva una lettera in cui la minacciavano di farla sbranare da un branco di vongoli inferociti, no? Ma quello era uno scherzo. Ma è questo? No, questa invece è una cosa seria. Aspetta un momento. Sì, tipografia. Senti, adesso tu esci da quella porta e cerchi di sapere il più possibile su questa storia. Vai in giro per la città, portami un articolo su qualsiasi cosa. Magari fatti ammazzare anche. Ma lo capisci, Giuffrida, che io le devo riempire queste colonne in ogni modo. Sì, sono Torre. E allora? E allora sei contenta? Ma dico io, me l'hai chiesto? Mm. Ti ho detto di no. Ma perché hai portato la cartolina al capo? No, dai, non fare l'ipocrita, su. Sei colonne e nome in prima pagina, ma ti si legge in faccia la soddisfazione. Ah, è perché questi sembrano un'espressione di grande soddisfazione. E allora si vede che non sai leggere. Vuoi un caffè? No, grazie. Il caffè mi rende nervoso, molto nervoso. Ma si può sapere di che cosa hai paura se fino a un attimo fa hai detto che non c'era motivo di preoccuparsi? E se è veramente un criminale, quello non ci pensi due volte. Ma Michele, senti, se non è un criminale non c'è pericolo. Se invece lo è, puoi evitare un'altra disgrazia, no? E se la disgrazia capita a me? Ma non ti capita. Senti, Lisi, guarda, facciamo una cosa. Tu mo te ne vai da un'altra parte e non ne parliamo più, perché io e te più ne parliamo di questa cosa e peggio è, per favore. Non fa... Pronto? Pronto, Nico? Nico, io te sparo, capite che te sparo? Mi dispiace. T'ha già la coppa a faccia la terra, non si può fare, a morire, capite che a morire? Nico, Nico, Nicola, pronto? Pronto? Casa Signoriello? No, ho sbagliato, signore. No, Nicola volevo io. Sì, dovevo dire una cosa. No, scusate, dammi. Abbiate pazienza, scusate. Ciao Lisa, sei tu? Sì, scusami se sono venuta così senza avvisarti, ma ero qui vicino e loro ho detto, faccio un salto. No, scusa tu se sto combinando di questa maniera, ma è che in casa io di solito... Ma figurati, non ti preoccupare, tanto mi piace anche così. Allora? Allora cosa? A che punto stai con l'articolo? Hai finito? Ah sì, due minuti ho finito, è che mi manca proprio una... Mi manca una chiusura che non riesco a... Vabbè, hai qualcosa da sgranocchiare? Sì. Hai finito? No, non ho scritto neanche una parola da quando sei arrivata. Due minuti e ho finito, però. Michele, poi per il teatro tenda cosa hai deciso? Ci vieni? Guarda che importante. Stasera ci sono le prove generali. Vai lì, ti rendi conto di cosa è successo e poi magari parli con qualcuno dei partecipanti. Hm? Se vuoi ci andiamo insieme. Lisa, secondo me tu non hai capito bene che io sto scrivendo l'articolo solamente per evitare il licenziamento. Io domani vado dal capo, glielo porto e gli dico che queste non sono cose per me. Non sono proprio capace. Vabbè. Hai finito? Aspetta, due minuti e ho finito, due minuti. Ma Michele, è un'ora che mi dici due minuti.
Vabbè, ma se tu ogni volta spezzi due minuti, me ne servono altri due. Mi servono due minuti interi per finire l'articolo. Due minuti, eh? Tac, passati due minuti. Vabbè, tu allora mi metti fritto. Tanto è finito, meglio di così, non mi... Oh, fammi vedere. Pertanto si prega gentilmente chi ha compiuto questo gesto, diciamo un po' vivace, di provare per cortesia a non farlo più. Michele, no, senti, ma allora non è che non sai scrivere gli articoli, eh? È che proprio non vuoi. Sì, hai paura di scrivere le cose come stanno. No, paura, no. Sì, sì. No, è che ho pensato che era meglio scrivere una cosa prudente. Tutto... Ma che prudente, guarda qua, non tutto lo so. Sommato non si sa ancora niente, capite? Cosa fai, tocchi? Tocco, no, è che la sedia non ci arrivavo fino a qua. No, ma... Michele. Ah, mamma mia, ma fai l'offeso. Dai, non si può neanche scherzare con te. Ma ti sei offeso? Era uno scherzo. E dai, che ho scherzato. Vieni, dai. Senti, scusa. Dai, ti sei fatto male, no? Ma che mi hai buttato in una vita, eh? Ma no, era soltanto un popcorn. Era un bottone. No. Senti, adesso devi indovinare una frase che io dico, eh? Attraverso questo, guarda. È pericoloso. No, no. No, non succede niente, guarda. Cosa ho detto? Cosa ho detto? Ma no, dai. Ho detto mille piccoli assassini. Prova te. Ma non è meglio che andiamo al teatro Ten? Dammi una mano, per favore! E guarda come sto combinando! Ma cosa fai? Non potevi farti aiutare da qualcuno? Aiutare da qualcuno? Dico io, cosa c'entri tu con le locandine? Io non lo so. È il tuo mestiere? No, e allora lascia perdere. Poi senti, Michele, parliamoci chiaro, eh. Tu qui stai facendo di tutto tranne quello che devi fare veramente. Liswad, non cominciamo. Io non è che non voglio andare a fare l'intervista a James Lee. No, è che non sono capace. Ma quanti... poi che gli chiedo? Scusa, non ho capito. Quelli stanno suonando, c'hanno da fare. Sì, belle scuse che intendo. Vieni. Che devo fare? Ho preparato delle domande perché l'intervista a James Senese gliela volevo fare io. Te le cedo. Adesso voglio vedere se trovi una scusa. No, eh? No, guarda. È il momento buono. James! Senese! No, guarda. Senti, scusa, c'è Michele. Vuole farti un'intervista. Può salire? Un comodo, però. Sì, sì, però facciamo presto perché non teniamo tempo a perdere. A mano ruolo. Dai, vai. Il tuo break e due misure. Poi, pum, cia, con, ding, con, la pasta, camba, una battuta sta bevo pa cacca da culo. Non, signore, t'ha già il tuo break e noi misura e mezzo, no, di due, capito? Due. Senese, aspetta un momento, capito? Con me tum tum. Senese, aspetta un momento, ma che buio.
mi fa l'intervista e facciamo l'impresa, forse, perché ammazzo no. No, vabbè, dopo, ma non c'è neanche la penna adesso, torno. No, guarda, guarda che giornalista, non te ne manca la penna, guarda. Aspettate che la penna. Lascia la penna. Facciamo subito, facciamo. Vi faccio la prima domanda, vi faccio. Mi fa la seconda domanda? La prima. La prima. Che bisogno ha un personaggio che fa una musica come la tua di restare relegato nei confini del tuo dialetto? Non pensi che sia giunto il momento di una tua promozione a una condizione più italiana? Hai forse paura di non riuscire a esprimere correttamente i tuoi pensieri in italiano? Ma che vuoi? Chi sei pazzo? Ma come non si impara tu a me con mezzo cantare e con mezzo suonare, mezzo che fai un giornalista? Io sono sempre cantato in dialetto, capite? E a così voglio cantare. Va bene, non vi nervosite. Cambio la domanda. Proponi di te un'immagine normale, su un palco spoglio, con nessuna scena e nessun costume. Uno spettacolo essenziale, per non dire povero. Pensi che la musica del tuo sassofono sia così perfetta da farti perdonare tutto? Ma questa intervista è una provocazione, come stai facendo? Per me è una provocazione, capito o no? A te ti piace la musica o fumo? La musica? La musica? E che sia la musica? Va bene. Allora a questo non volete rispondere? Niente! Niente, da città niente. E ne faccio un'altra, allora. Come si pone il personaggio Gem Senese nei confronti del nostro essere donna oggi? Hai risolto i tuoi problemi di rapporto con noi donne? Ma chi sei pazzo? Ti scasso lo sassofono in faccia, te ne hai anche in coppia, capito o no? Noi donne, ma tu sei scemo, te ne hai, capito? Ma vattene, mamma, anche in coppia, Tato, vieni a cagaccia a sto pazzo, sai che giornale si, fammi sentire. Mattina? O mattina, c'è lo mattina che viene a casa, mi porta il giornalista, perché tu sei scemo, sei proprio scemo, te ne hai, capito? Tu scasso in faccia, vattene, sta zitto, vattene, tu lo vieni, no? Vattene. Andiamo, ricominciamo a provare. Michele, e vedi, se non è sempre colpa tua. Io non ci volevo neanche venire al teatro tenne, ma scusa, capito? Non è colpa mia, potevi leggere le domande prima, dai. E poi c'è modo e modo. C'è modo e modo. Senese, l'hai già condannata a morte e cantata una canzone troppo sbagliata. Quali uno? Ma chi è che te ne ha capito? Chiami. Chiami se sta canzone, lui è ammazzato, facitici su no. C'è, poi c'è. Sentami, è meglio che ce ne abbiamo. In da sopra io stanno succedendo cose troppo strane. Frank, che l'unica cosa che sei che sta, che non rimane a me a fuoco concerto, vedi? E a me suonato, sono tutti i giocatori strumenti e suonato. La capa tosta, no? Ma quella capa tosta, suonato, ma giù, ridi, pigli un strumento, no? Diamo il strumento e suonato. Inquietante minaccia di morte a James Senese. Inquietante minaccia di morte a James. Ma perché è arrivato tardi il treno?
No, non ci sta nessuno per il. Mo stanno tutti quanti qua, quindi sono venuto in albergo direttamente. Va bene. Vabbè, passiamo a papà. Ciao. Papà. Oi. No, tutto a posto, sì, sì, sì. Tutto bene, ci sta sto cavolo commissario, stanno i guardi, tutto. Non ti preoccupare. E niente, vi faccio un festival, sì, passa a salutare e me ne vado, non. E niente, oggi fa l'isco. Un specchietto per l'allodolo. Un specchietto. No, vabbè, ma io facessi l'allodolo che c'è, allora. Non è pericoloso. Ma no, perché lo specchietto. Allora perché si dice. No, perché quello viene riflesso, l'allodolo in due specchietti. Uno piglia e spara un coppo lo specchietto, fa un rumore lo specchietto e acchiappa. Ma perché hanno sparato un coppo all'allodolo? Non ti pre. Ma no, sta tranquillo, papà, veramente. Sto buono, ci sta il commissario, ci stanno due guardie grosse. E so, Khrushchev, mettevano i guardi rossi, grosso. No, sto a posto, papà, veramente. Stai tranquillo, ci sentiamo rimane, va? Ciao, ciao. Era mio padre. Preoccupato, eh? D'altra parte, signor Troisi, lei è l'unica persona che può aiutarci a far venire il maniaco allo scoperto. Insomma, a fargli compiere un passo falso. Ma le assicuro che può stare tranquillo, perché qui è tutto sotto controllo. Lei occupa questa stanza sotto falso nome. Ufficialmente abita in un'altra. Avete sentito? Proprio vicino alla finestra. C'è stato. C'è proprio un documento, una cosa, c'è sentito. Una cosa tipo. Sarà un uccello. L'allodolo. Fusco, abbia pazienza, di un'occhiata fuori, guardi. Meglio stare tranquillo che l'ho sentito proprio. Vede, signor Troisi, anche per strada, dove il maniaco potrebbe più facilmente colpirla, comunque in ogni dove ci sarà uno dei miei uomini che la guarda alle spalle. Allora, signor Troisi, la saluto. Arrivederci, come sa. Può dormire su sette guanciali. Grazie, speriamo che va tutto. Poi la lascio in compagnia dei miei uomini. Sì. Qui c'è il nostro maniera. Maniera? A maniera, vada al suo posto. E Fusco. Fusco. Anche lei, Fusco, vada al suo posto. Fusco e a maniera. Mo so più tranquillo. Come vede può dormire tranquillo, penso. Sono tranquillo più mo fusca maniera, ecco. E sto. Vabbè, come si sa. Di nuovo. Sette guanciali. Non si dormire, eh? Non si tanto. La notte sta fuori. Sto quasi tranquillo. Mo. Di nuovo. Buonanotte, mi raccomando. Sa. Tranquillo. Arrivederci. Arrivederci, come si sa. Ciao Troi. Qualche cosa ci chiama? Fusco e a maniera. Un succo di frutta? Come lo preferisci? Alla pera, se ce l'ha. Scusi, per favore, mi sa dire a che ora apre la Pasam Record? Di solito è chiuso, ma a volte vedo gente entrare da una porta del retro. Ah. Un succo di frutta? 600 lire. Ah, senta, ci mette pure questa e un gettone. Allora sono 1000 lire. Grazie.
Pronto, Michele. Ciao, sono Lisa. Senti, devi raggiungermi subito alla Pasam Records, via Catanzaro. Senti, c'è una porta sul retro. Adesso io provo a entrare, ci vediamo dentro. Mi raccomando, vieni, fai presto. Lisa. Far morire. Ma come arriva all'improvviso della schiena? Ma che pazza, dai. E poi quanto tempo ci hai messo a venire? Ah, e tu di questo ti preoccupi? Con quella casca per poco non mi ammazza. E poi perché mi hai fatto venire qua? Senti, Michele, ti ho fatto venire qua perché ho trovato al bar di fronte la stessa identica cartolina che è arrivata in redazione. E poi qui dentro ci sono due scatoloni pieni di cassette di Tony Tris, quelle del messaggio. Lisa, a me la cartolina, il messaggio e la cassetta non li voglio sapere più niente. Più niente. Shh. Abbassa la voce. Senti, c'è qualcuno, andiamo via. Siamo come questo, qualsiasi cosa ci dia. Grazie, ah, così va buono come modulazione. Pronto, pronto, Nico. Nico, ti ha già sparato. Tu non mi puoi trattare così, capito? Ti ha già la coppa faccia la terra. Sì, a morire. Sì. Sempre casa signoriello. Oh, scusate signora, per curiosità, io ho fatto il 769-5322.
Sì. Ah, solo il 7. E Nicola non c'è. E beh, allora perché rispondete voi? Ah già, perché state a casa vostra, avete ragione. Sì, sì, signore, ma l'ha già sparato. No, l'ha già sparato a forza. No, ma no a voi. Signor, chi vi conosce? Per me è possibile, venga fino alla casa vostra. Non so, ci mancano, state a casa e vi spara. E a Nicola. Beh, certo che è un contatto, abbiate pazienza. Mi pare che io vado a sbagliare il numero per divertimento, con chi si chiara l'una. Sì, signor. Jay, che fai? Te ne vieni? Toto, voglio stare 10 minuti qua, perché sono stanchissimi, capito? Guarda, non succede niente. Però se te ne vieni con noi, siamo tutti più tranquilli. Ma tu stai ancora pensando a chi lo messaggio prima che lo pazzo? Ma chi le si vede noi che avevano un pacco rosso e cagavano dopo? Non ti preoccupare, ci prima rimane, Toto, ci rimane il 9. Per favore, vieni a te. Renà, ci prima rimane il 9, capito? No, io stai a capo un messaggio scoppiando, non ce la faccio più. Non è 10-20 minuti qua, capito? E poi ci vediamo, io. Ciao, non succede niente. Capito? Ci stanno sciolto. Ci vediamo rimane, capito? Ah. Napoli tre cose te ne belle, o solo la pizza a sfugliatella, funicoli funicolà. Si viene qua un chiappo, faccia qua, faccia là, la faccia che ha fatto, questa guarda qua. Guarda, un secondo minuto di tempo aperto, i rumori, i passi, su cortile chi dà? E poi addirittura io pensi registro un messaggio. No, aspetta un momento, un messaggio non l'hanno registrato, no. Troppo c'è venuto l'idea di fare scherzo. Gè, intanto, se al posto di Franco ce ne stava un altro, poi quest'ora gli hai fatto una brutta fine. Toto,
A brutta fine l'ha fatta mo, un mese in sto scemo qua, oi, ma stai facendo un infarto. Mi raccomando domani, Troisi, Massimo Troisi, 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 chi è? Funiculi funicula, chi è? Funiculi funicula, Funiculi funicula, io sto qua, dietro la tenda, non ti muovere che sennò sei morto, traditore. Pure tu sei venuto a Napoli a fare Festival Nuova Napoli. Traditore. Oh, io... Perché non ti piace Napoli una volta? Ma non chiedi, io sono venuto a fare Festival perché mi hanno chiamato. E non lo devi fare. No, signor Funicoli, guardate che a me mi hanno detto venite a fare Festival. Io sono venuto. E non dovevi venire. Ma state dietro la tenda. Sto dietro la tenda. Sono venuto apposta per te perché pure tu come all'altro dici che a Napoli ha da cagnare. No, infatti a me mi piace Napoli com'era. Infatti poi la gente pure caccia, sono maniaco. Non maniaco? Maniaco. Maniaco per modo di dire, ma perché loro mi chiamano così, eh? Io ve lo dico a voi, io la gente, ma quella è un po' nervosa, cioè signor, nervosa. Loro dicono maniaco, la gente come vi chiama, maniaco. E la gente, ma non mi pare il caso, una persona lo chiama subito se esagero maniaco. Io non lo faccio Festival. Bravo! Perché io... Paga la voce! No, parla così a mattina, mi schiarisca la voce, che io non mi piace... Abbassa la voce! Signor Manico, nervoso, Funicola, guardate, io, a me mi piace Napoli in una volta, io vi giuro, a me mi piace tutte le cose in una volta, solo pizza, mandolino. Perché dici che Napoli ha da cagnare allora? Ma chi ha detto che, anzi, proprio che se loro dicevano vieni perché Napoli ha da cagnare, ma perché sempre su fatti Napoli ha da cagnare? Ma sul cagnare un po' che Mantova, Rovigo, ho sempre uguale che lì là. O io sono giunto mo, non per dire, sono giunto là con mio padre che era vicino 10-15 anni fa, sono tornato mo uguale. E poi venne a Napoli che c'è cagnare, sì, cagniamo Napoli, cagnate Rovigo, cagnate Rovigo. Ma che la voce! E allora ti piacciono tutte le cose di Napoli a volo? Tutto qua, guardate, là fuori ci sono i guardi grossi, due guardi che magari ci stanno così, voi potete scappare. Ferma! Non chiama nessuno che se no si è morto. Ma è proprio per fare un po' di movimento, la mattina uno sa con tutti... Se vai al festival, il movimento te lo faccio fare io. Signor... A me mi hanno detto, tu fai la lodola, io sono venuto... Ecco, manico, oh specchietto, non lo so, eh? Io non lo faccio, decidete che le ho pulito voi. Bravo, tu hai dicendo sempre che ti piaceva solo la pizza, che lì belle cose nostre. A me piace solo la pizza, tutte cose. O mandolino? Mandolino. O mandolino non ti piace? No, mi piace. Qua io sempre, vi giuro, guardate, per esempio io mi rado solo che la pizza che mi mangio solo mandolino. No, ma mi piglio cose, ma non lo so, mi pare che non mi abbronzo, non mi sa. Non... E canzone? E canzone come? Con mandolino, mica in forno e pizza, sono, no? Sono solo pizza e mandolino. Quali canzoni ti piace? Tutto quanto. Tutto quanto? Tutte le canzoni, regine, quando si oppure riuscito in cielo, tutto quanto. E allora cantami Paloma che è quello che mi piace più.
Palumma, conosci? Palumma? Cantami Palumma. Palumma? Devi fare l'inizio solamente, signor Mani, funicoli, nervoso, solamente le prime parole, che a me mi ricordo. Palumma, Palumma. Palumma, è tanto tempo, una cosa troppo, Palumma, Palumma. Palumma, pal. No, che strada fatto prima, signor Mani, funicoli. Un po' grosso, palomma. Palomma, palomma, cammola, cantana, lusciore. Cavola. Non la sai. Ah, sacci, come l'hai fatto? Palomma, palomma, cavola. Basta. Non mi convinto. Si è venuto a Napoli a fare festival. È mora accesa. No, io non lo faccio, io, funicoli, state tranquillo. Io non lo faccio. Signor funicoli. Funicoli. Fusco! Fusca! Almenieri! Manieri! Ah! Fusco! Ho sbagliato, funicoli, funicola, non mi uccidete. Ma cosa fai? Sei impazzito? Sei tu. Ma Michele, ma che ti ha preso? Che ti ha preso? Con tutto quello che sta succedendo mi sento come una coro di violino, mi sento. Eh beh, perché io no? Senti invece cosa ho scoperto. Guarda, l'altra notte James è morto con la testa fracassata. E adesso coincidenza. Ti ricordi quel numero della tombola che era sulla cartolina? Il 90? La paura? La paura. Bene, James si è ritrovato nel sassofono un altro numero della tombola, il 34. E sai cosa significa il 34? No, quello non lo so. La testa? Michele, la testa di James. Ma non capisci? Per il maniaco i numeri hanno un significato preciso. Pronto? Sono Giuffrida. Sì? Sono 10 decimi. Sto al molo numero 25 di fronte alla banchina Santa Lucia Nuova. Vi volevo dire una cosa. Pronto! Cosa è successo? Niente, devo andare da mio padre. Mi ha chiamato proprio. Non te ne vai così in presa, Michele! Siete voi? Sì, sono io. Meno male. Che è stato? Perché hai gridato per telefono? Chi l'ha chiesto disgraziato, verito? Mentre io stavo parlando con voi, chissà che ha visto a mare. Si è tuffata e mi ha tirato appresso. Guardate come mi ha combinato, guardate. Guardate un poco. Signor Giuffrida, per piacere, venite a attorno, ci sarà sta gli occhiali miei. No, 10 non ci sta niente, non ci sta niente. Non ci sta? No. Siete venuto con la macchina? Si capisce. E io perciò vi stavo telefonando per chiedervi la cortesia di venirmi a prendere. Andiamo in cedia, prima che mi pigliate la polmonite. Guarda come stai con me. Accorto, scali. Grazie. E tu, a così l'aiuto padrone tuo. Mettete scorno. Veramente sono da mettere scorno. E mano a scuola. Ma che mano ne fa a scuola? 5 milioni. Avete capito? Costa 5 milioni. Io resti 5 milioni di cavo. Signor Giuffrida! Decide! Ci stanno ferite, vieni a casa!
sta negando. Se non vi agitate è meglio. Chi siete? Sentite, che profumo ve ne amare. Perché proprio stanotte e non di mano? Chi è stato? Chi è stato? Guardate quanta gente era da voi. E tutti mi dimandano chi è stato. Per me sono stato loro. O forse voi. Io? Ora stanotte sono stato sfortunato. E voi chi siete? A dove stiva? Quando sbagliava e non mi preoccupava. Le lacrime e mia madre e mio padre. Perché voi lo conoscevo buono a mio padre. No, mai visto. È stata... Chi è stata? Chi è stata? È stata bella. Anniti di chi? Anniti di Ria. Anniti di Ria. Ha saputo da Nassir Nare che lui fa l'occa hanno fatto biscotto. E tu che fai? O scarti l'offista o scatuzza? Scarti l'offista o scatuzza? Scatuzza! Scarti l'offista! Voglio sapere a dove sta la cupa d'ato. Fammo fra dannosa, sennò per te viene subito a certa. La coscia cavalla mia non perdona. Che dai la posto? La vostra, non so niente, guarda, non so niente! Chi sto Marocco ha parlato con voi prima di morire? Parla! Chiarate, Fibbia Stevens, dopo che hanno aperto la tabacchina. A noi ci hanno andato sul balordo. E loro si sono tenuti a salire. Parla, non ti conviene che ti metti il ramboso in cuore. Parla! Signor Giuffrida, parlate! Per l'amor di Dio, parlate! Ma perché non parlate? Ma perché non parlo tu, se hai capito qualcosa? Capo, ma questa dosso non c'ha niente. E facite canarina, che va con vena! Chi ha parlato, burda poco burda, chi ha parlato? Lui, è stato lui! Io non c'ero, io stavo più lontano! Ma perché tu non hai sentito che le hai marito? E Kate! Ha detto non sa che cosa! Il lacrime rubate è da mamma, l'adoro romare! Kate, prima morire! Una vita sfortunata, a Rostevi quando si faceva gli errori, non sa che cosa, ha detto! Ah sì, ha detto pure, no, non mi vorrei sbagliare, ma mi pare che ha detto manniti di reale! O manniti di reale, tutto attaccato, ma non mi ricordo, però... No, ha detto manniti di reale, staccato, ma non mi ricordo. Passami una scambuccia. Ma che cosa gli volete fare? Lasciatelo stare! Sì. Che gli state facendo? Lazma! Allora? E allora che? La sigaretta? Allora? State d'accordo, la sigaretta! Ah! Signor Giuffrida! Signor Giuffrida, per l'amor di Dio, parlate! Chi sta vaccinando, parlate! Ui, io ci capite, manniti di riale. Mo staccato o attaccato, non mi ricordo, ma era manniti di riale! Ah, po'. Questi due non so roba per noi, non ci sfruttano. Cancia voi specialista. Aspetta il muore. Vamo al ricordo tu accivista. Chi sta andando un magazzino da Rasa? Non è vero! Sì! Non è vero! È l'azma! Sì, è sicuramente morto da dato qualche cosa! Non è vero! Sì, e sape quello che stiamo cercando, è isso, capo, è isso! Voglio, andiamo subito a perquisire la casa e sono fama tra di due. Ma sì, pensiamo a chi si lui, caricamo la coppa in appagnolo, buttiamo lì da Sant'Oso, ma qui te fango, sì. Siamo! 10 dei! 10 dei! Ho escogitato un trucco! Abbassa la voce!
Ho escogitato un trucco quando mi hanno legato, ho trattenuto il fiato. Ma non ce la faccio più, ora mi slega per liberarmi. Hai fatto? No. Hai fatto? No. Hai fatto? Ah, bravo tempo, no. Ah, mannaggia miseria. Sono Giuffrida. Il trucco ha funzionato. Fai presto, vieni. Sì. Sapersi poter esprimere, dove siete? C'è Giuffrida. Ma che c'è, fuoco qua? Sì, sì. Allora aspettate, che prendo qualcosa e vengo a bruciarvi le corde. Un momento. Lascia stare, lascia stare! Se non c'ero io, come facevate, eh? Di qua, di qua! No, no, commissario. No, cioè, il commissario mi dovete... Non dorme più, non mangio più, non dorme... Cioè, proprio non ce la faccio. Signor Troisi, io le dico che con la rete di protezione che abbiamo escogitato... Ma la rete, commissario, voi mi dite quello che volete, voi. Cioè, voi mi potete dire qualunque cosa. Ma guardi, ma per nessun elemento, per diabolico che possa essere... Sì, che possa essere, ma voi qualunque... Ma... Cioè, a me non mi convince di più, commissario. Voi mi avete detto sette guanciale, mi avete detto sei... Io non ho dormito. Commissario, ma non c'è nessuna possibilità per nessun elemento di attentare alla sua incolumità, signor Togli. Come glielo devo spiegare? Non me ne importo, commissario. Io sono padrone. Cioè, voi siete padrone di voi. Cioè, se uno gli venga due e dico, commissario, tu dici no, io sono padrone. È un esempio, non è che io sono padrone, voglio dire, va bene, che voglio essere padrone. Però se io sono padrone di me, dico, no. Voi mi fate, per esempio, un mutitrice pure a questo punto. Guardi, qua. Se lo potessi fare io al suo posto, lo farei. E non avrei nessun dubbio. Io dormirei tranquillo, come passeggiare all'aperto in un giorno d'estate. È un esempio questo. È un esempio. Io sapete che rispondo? Voi mi fate questo esempio. Mo no, già me l'avete fatto, io mo devo rispondere, sapete che risposto così, ho sentito il vostro esempio. Dico no. Ma perché? Ho l'impressione che di là i tempi si stiano allungando un po' troppo. Non so se hai paura. Secondo me è massima intenzione di rinunciare alla partecipazione al festival. Beh, ma... No,
Mettiti al posto suo. Con quello che sta succedendo, la sua paura mi sembra più che giustificata. Sì, hai ragione, ma senza di lui il nostro festival rischia di saltare. Commissario, voi mamma mia potete fare, dice per esempio, guardi il maniaco, faccio un esempio, per esempio il maniaco, per il nome, l'esempio, no, per dire il maniaco non c'è. Il maniaco non c'è, sapete che dico? No, non lo faccio. C'è, sarà paura, sarà quello che volete voi. È puramente suggestione. No, voi dite suggestione, io ho paura, mi sa. Tanto per aiutarvi, voi fate tutto lì voi, ci sarà suggestione, sarà paura, sarà questo. Non può succedere. Io vi dico, fermatevi alla paura. Sarei il primo io se ci fosse qualche possibilità di dire, guarda, signor Frisi, c'è un minimo di rischio. No, non mi sa. E poi sarebbe anche lei. Voi, io capisco. Senso voi del dovere. Voi mi volete convincere, io vi capisco. Voi fate questo lavoro, fate, allora io devo convincere perché voi volete prendere in mania. Io vi capisco, ma a me, capite pure a me. Voi mi dite il rischio non c'è, per esempio. Dite il rischio non c'è. Cioè, allora lo fai, io dico no. Perché proprio... paura, commissario. Qua lo siamo tra di noi. Paura, commissario. Paura. Allora commissario. Proprio non lo volete fare? No, proprio non lo volete fare, commissario. Proprio non lo volete fare. No. Dopotutto, vede, signor Troisi, a pensarci bene, dai, ha ragione, perché il maniaco si può nascondere in ogni dove. Può essere anche tra questi ragazzi. Bisogna diffidare di tutti. Di tutti, commissario? Perché dico non dormo? Non lo fa, qualunque cosa mi dite, commissario, non lo faccio. Ragazzi, mi dispiace. Devo annunciarvi che Troisi non parteciperà al festival. Ma come non far festival? Non lo so, io gliel'ho detto in tutti i modi, ho cercato di convincerlo, ma non c'è niente da fare. Senta, io una proposta ce l'avrei. Ci posso parlare un attimo? Guardi che è irremovibile. E mi ci faccia parlare. Prego, prego. Grazie. E senti, Massimo, io un'idea ce l'avrei. No, senti, Massimo, un'idea ce l'avrei. Non... Agi pure commissario, ne ho un sacco di idee, non per offendere, commissario pure... agi sempre no, è vero, commissario. Non, proprio non è inutile, non ha voglia di sentire proprio l'idea, non lo faccio festival. Non lo vuoi fare? No. E non lo fai? Ma come non lo fai? Ma è semplice, guarda. Noi diamo un comunicato stampa al mattino, alla radio, alla televisione, in cui diciamo che Massimo non farà il festival. No, non fa il festival. Non fa il festival? Non. E poi in una delle vostre manifestazioni lo facciamo uscire a sorpresa e fa lo spettacolo. No, eh? Com'è? Non lo fa e poi esce a sorpresa. Non lascia esce a sorpresa, ho fatto... o così no, no, non lo faccio, Senti, la sorpresa è solo per il maniaco. Infatti, se lui sa che tu non partecipi, non ha nessun motivo di ucciderti e non corri pericolo. E poi il commissario ti può accompagnare subito dopo fuori Napoli con una scorta. Insomma, sei al sicuro, no? Che ve ne pare? Potrebbe essere una buona idea. Come potrebbe essere una buona idea? Vuol dire che potrebbe essere una cattiva idea, allora? No, deve essere. Che potrebbe essere, voce del verbo potrebbe essere una buona idea. A me, voi commissario, no, cioè sì, voi parlate perché lo so, volete, però siete un poco, non, cioè voi mi avete fatto dormire pure su sette guanciali, no? No, non è che vi sto rinfacciando, dicevo, però sette guanciali, dorme uno, diciamo, e poi lasciamo stare, commissario. No, è effettivamente una buona idea. Ah, è una buona idea, mo è una buona idea. Potrebbe, mo è. La cosa resta fra di noi. Nessuno lo sa. Non vedo come può succedere qualche cosa. Rimane qua. Cioè, commissario... Cioè, se resta tra di noi va bene, però già lo so. Poi si esce. Cioè, si esce, ognuno parla. Perché qua voi parlate. Oh, io ho sentito a lui che parlava fuori. Lui parlava, l'ho sentito io. Ma tu domani, non mi ricordo, una volta che hai detto d'altronde, cioè parlava proprio. E se esce e si va. Cioè se si esce e non si deve dire questa cosa, allora va bene. Oh, uno esce a parlare, forse di Troisi, dire Troisi fa finta di fare il... No, parli in altro argomento. Cioè esce e parli, non lo so, di... Cioè, mo non mi viene cosa, un argomento, storie, giochi. Però mi sorge un dubbio. Io d'altra parte devo informarvi, devo fare il mio dovere. Il maniaco potrebbe essere anche tra di noi.
Giusto? Bravo, come sa. Ecco, su quel mi fa piacere perché voi siete sempre, potrebbe essere una buona idea, invece è giusto, se in maniera che è uno di noi, voi. Ma come tra di noi? Se tu vieni ucciso, il commissario sa che il maniaco è tra di noi e quindi in tal caso il maniaco non agirebbe, il maniaco è intelligente. Anche questo è vero. Anche questo, per come sa, l'ho detto già, voi siete brava persona. Però non lo so, come sa, potrebbe essere anche queste, cioè anche che significa voce, beh, anche queste è vero, perché vuol dire che è vero pure il contrario, allora cioè che potrei pure allora morire, no, cioè se fosse un maniaco, uno di voi, per dire, non voglio assolutamente, però se fosse uno di voi io non ucciderei Attrice, perché il commissario a suo punto carico, allora è lei o è lui, certo. Il se tu fossi in mani per dire lasciami in pace, che il commissario è furbo, cioè il commissario è come consiglio proprio che lascia stare a Troito in questo caso, lui esce a sorpresa, fa il cosù e se ne va senza. Spettacolo d'un onore, ma uno sì, quando ti è mancato? Avete ragione. Mi è mancato. Io ho saltato a casa per il marito. Auli, ma pannino, po'. Sì, sì. Allora, mi rispondi? Per il fatto delle indagini, no? Ho pensato che il maniaco può frequentare un posto così. Sono venuto apposta. E allora i capelli? Il vestito, le scarpe? Mi sono vestito così per non dare nell'occhio, hai visto? Tutti quanti più o meno... Tu piuttosto, perché sei venuta qua? Perché sono venuta qua? Ma è un giorno che ti cerco. Michele, guarda quell'uomo. Quello lì alto sulla porta. L'ho incontrato al bar della Pasa. E adesso che mi ricordo l'ho visto anche nella fotografia della morte di Jane. Lisa, lascia stare, per favore. No, no, dai, andiamo. Vada a voto. Opa! Lisa. Lisa, dico io, almeno una volta, stammi a sentire. Non è meglio che ci facciamo i fatti nostri. No! E poi cosa vuoi? Tirarti dietro adesso che ce l'abbiamo in pugno? Ma dico io, ma che vuoi fare? Che vuoi fare? Senti, ci devo assolutamente parlare perché quell'uomo, secondo me, c'è. Dai, vieni! Ci avrebbe mai creduto che ci dovevamo incontrare un'altra volta, eh? Ma vedrai che questa volta finirà in un'altra maniera. Guarda, già ve l'ho detto, mi ha detto solamente manniti di reali, e poi non mi ha dato niente, non mi ha dato niente, vi giuro che non... Grazie a Dio che non devo zacci. Michele, ma cos'è questa storia, eh? E cosa volete da noi? Lui sa benissimo di che cosa sto parlando. Voi capito, Giuffrido, come si tratta bene. Allora, te lasciami! Signorina, scusi l'incontro poco piacevole. Fosse per me, le dedicherei ben altra attenzione. Ma stufatente tengo qualche cosa che ci appartiene. Io non tengo niente! Tu tieni 24 ore di tempo per consegnarci quello che ti ha dato in morto per dirci dove lo possiamo trovare. Peccato. Si poteva fare una cosa amichevole. Ma tu tieni la capa tosta.
E allora, per incoraggiarti, non ci portammo a quella. Ma no! Ma io non c'entro niente! Sei un po'! Lasciatela stare, lei non c'entra niente! Oh, scusa! Scusa! Ma di chi vuoi guardare prima a do sputo? Invece no! Mi fai schifo, sei un porco, sputa e piglia a me! Guarda prima a do sputo, no! Vabbè... Basta quel chiacchiera! La signorina viene con noi! No! Guagliù! Andiamoci! No. Michele! Aiuto, Michele! E tu ricordati, attiene solamente 24 ore. Hai capito? Solamente 24 ore. Pronto? Pronto, Nico? Nico, tu non mi puoi trattare così, capito? Colpe di polvere non te leva nessuno, io te levo la coppa a faccia la terra, a morì! Ho capito, casa signoria l'ha già sbagliata nata. Oh, vabbè, signore, io che ci posso fare? Avanti. Ditemi voi io che ci posso fare, non è colpa mia. No, il numero. No, il numero l'ho controllato proprio un attimo fa, è giusto, sì. C'è Giuffrida, una notizia importantissima per voi. Non ci sta, salta, vediamoci. Sto qua. C'è Giuffrida, state qua. C'è Giuffrida, hanno telefonato giù al bar per voi. Ho risposto io perché voi non c'eravate. E chi è? Non lo so, ci parlavo con una voce strana, ma pareva uno straniero. Ait Lisa, via Imbriani 38, sotto la scala, 769 o 3381. Decide, secondo me tu non hai capito la venire. Come no? Ah, oh, Brink, mi ha già fatto segnare. Lo voglio non fare, ma fare un biglietto. Santo Cavallo, un biglietto. Morite. Leggete. Abbiamo saputo che a via Imbriani 38 tenete una ragazza prigioniera. Guardate, non vi azzardate. Sì? Casa signorina. No, signor, ho sbagliato. Scusate. Prigioniera la ragazza a via Imbriani 38. Guardate, se le avete soltanto toccato un capello, la vostra vita non vale più niente. Come? Ma che dice? Se vengo lì e non trovo la ragazza, io vi uccido. No. Vi uccido. Venendo, lasciatela stare, se no vi squarto come tanti merluzzi. Hai sentito? Come tanti merluzzi. Oh, chi stai pazzo? Ma scusa, tu non stivi a scuola dalle suore? Sì, ho fatto le 5 elementari. Giuffrida! Franco Giuffrida! No, Michele Giuffrida. Non si cagnate per niente. Ehi! E chi sono? Ciccone? Ciccone? No, Merol. Ma come niente ricordo? Siamo stati dentro lo stesso banco. Quanti anni sono passati? Saranno passati quasi 15 anni. Perché non ci andiamo a prendere qualcosa insieme al banco? No, guarda, però veramente, devo fare una cosa. Ho molta fretta, guarda. Hai molta fretta? Ma come ci vediamo dopo tanti anni? E non puoi perdere nemmeno 5 minuti con me. Non offro io. Non si tratta di questo, è che devo fare una cosa molto importante, veramente. Però mi ricordo, pure quando i piccirilli si state sempre un po' superbi. Superbi, che c'è? Non si tratta di superbi, è che si tratta di una cosa molto seria. Ah, così seria che non tieno tempo di pigliare un caffè. Merò,
devo andare a liberare una ragazza che è stata rapita da 5 delinquenti. Ma sei tale qual, sei rimasto tale qual, pure quando stavamo dalle suore, ti piaceva sempre raccontare delle fesserie. Però mi ha fatto piacere a te venire. Anzi, poi sai che faccio? Sì, oh, se non ti dispiace, già che non tengo niente a fare, mi faccio due passi con te, sempre se non ti dispiace. Ah, così faccio immanare in patria. Però guarda, veramente, non si può fare, si tratta di una cosa molto delicata, per favore. Ya, ma sti cose raccontala che non te conosco. Tale qua, sei rimasto tale qua, pure quando stavamo dalle suore, ti piaceva sempre fare scherzi. Mannaggia. Dove hanno portato la ragazza? La ragazza? Dove l'hanno portata la ragazza? La ragazza? Dove l'hanno portata la ragazza? Giuffrida, hai fatto un grosso errore a venire qua. Alza le mani. È venuto il momento tuo. No, Masti, no. No, no, Masti, tu non sparerai. Stai indietro, Giuffrida. No, Masti, tu non sparerai. Avanti, dammi quella pistola. Stai indietro. Masti, tu ce l'hai una mamma a casa che ti aspetta, no? Sì. E allora tu non la vuoi far dispiacere, è bene? No. Masti, guarda che se tu mi spari, tua mamma si dispiace. Piange. No. Piange e si dispera. Assai. Masti, tu torni stasera a casa. E quello dice, Masti, bella mamma, che hai fatto oggi? E tu che lo dici? Ho ucciso un uomo. No. E quello piange. Piange e si dispera. Tu lo sparerai. Dammi quella pistola, Masti. Dammi quella pistola. Mai altro. Però... Giuffrida, dammi sta pistola, tu non ci parerai. No, no,
Io sparerò, papà. Ma no, tu non sparerai. No, no, io sparerò. C'hai una mamma a casa che ti aspetta? No, io tengo solo a mio padre. E ci pensi che se tu mi spari, tuo padre piange, si dispera, tu fai sparare a tuo padre. Vuoi fare sparare a tuo padre? E poi quando vai a casa, a papà ti dice, Michele, figlio mio bello, che hai fatto oggi? Tu che dici, eh? Oggi ucciso la mamma, eh? E tuo padre piange, si dispera, come fa una schiattata in cuore, pappata da no, eh? No, dammi sta pistola, Giuffrì, dammi sta pistola, dammi... Manina! No, tu non sparerai, Masti. Io sparo. Allora dopo fammi per forza a tua mamma, scusa. No, è perché se tu spari a me, è come se sparasse a essa. Tu hai quarto cuore, Masti. Mannaggia la miseria. E basta, vai in atto. No, tu non sparerai. Tu non sparerai. Non ci casco mica io. Ma dire una mamma, un padre che ti aspetta a casa pure tu. No, io c'ho una zia, non ne frega niente. Ci fatti una strada che ci siano un sacco di gente da su, così tante. Ah, ci metto dopo il giornale. Oh, manico, come fa? Se non faccio un festival, se facevo un festival, allora che dici io ti ammazza all'altro, non faccio. Sono solo, guardate, per dire a qualcuno, sono venuto fino a qua, come no? Non farai il festival. Paloma ti chiamava, mamma tua. Paloma, di che canzone? No. Io non faccio questo, po' Paloma, la canzone che mi piace di più, però. Non lo sai, ma mi piace proprio come motivo, come parola, come bello. Insieme, proprio da non fare effetto. Sono su, senza arrivederci.
important news about Mr. Troisi. Please contact me at the following address. Hotel Raphael, room 18, vicolo fondo 78. Did I scare you? That's my favorite joke. Keep still. Move and you're dead. Hey, cool it. You shouldn't play with guns. I know why you're here. We met each other a lot lately, but it's not the way you think. This is a misunderstanding. Don't move, or I'll shoot. It's only my business card. Kim Norton. General manager and organizer of shows aboard the NATO's Navy. I don't believe one word of it. Stand up and put your hands over your head. You can explain it all to Commissario Barra. It won't help. I've already told him. The night they killed James Sinise, I was with his manager. You can phone him. He will confirm it. Ah, so you're buddies. I came to Naples only to hire the Festival Nuova Napoli. I have nothing to do with all that killing. And that man, Mastino, he used the festival as a front. He is illegally dealing. Mastino, well, you were there when they took me. Yes, and it was only by chance that I found out where you were being held. And I informed the paper, the Martino. I understand. Sorry, I was wrong. Hey, let me give you some advice. Don't bother. Give up the whole thing. È proprio scema. Crede a tutto quello che gli si dice. Tu non mi puoi trattare così, non colpe. Nicola! Umarone, Nicola! Nicola, andiamo per all'occhio, capito? Nicola, i taggialo la coppa faccia la terra, non colpe di pistola non doleva nessuno, capito? Iamorì, io ti ha già sparato, Pronto? Ma tu sei Nicola, sì? E allora iamorì, e capite che iamorì? Signora Signorella, perché non avete risposto voi? Signorina, dove vorreste andare? Da
dal signor Giuffrida. A quest'ora? Sì. Ma non lo sapete che a quest'ora il signor Giuffrida non è in casa, ma nel suo studio. Nel suo studio? Vedete quel cancello? Scendete le scale. In fondo al corridoio c'è una porta. È lì che dovete entrare. Senta, per favore, non mi farebbe la cortesia di andarlo a chiamare lei? No, io devo guardare il palazzo. Se gli volete parlare, scendete giù. Avanti. E scendete. Michele? Michele? Michele! Michele, vieni fuori, lo tengo sotto tiro! Lisa, aiuto, aiutami, Lisa, aiuto. Michele, ma come hai fatto a fregarmi così? Che stupida. Ma certo, adesso capisco. Tu non c'eri nell'ufficio con Massimo. E io furba che ti sono venuta a raccontare subito tutto. E tu l'hai ammazzato. Ma perché? Michele, perché? Assista facci senese. Assista facci troise. Sono sulle tracce del maniaco. Ho capito tutto. Tu non ne capite proprio niente. Ti ho preso in giro fin dal primo momento, ti ho preso in giro. No. No, lei no. Lisa no. E dice sempre così. Senese no, Troise no. Ma è necessario. Non ci capisce. Si mettono a ridere. Nuova Napoli. Tutta da cagnà. Ma perché? Eh? Perché? O caffè. A pizza. O mandolino. Sono cose pulite. Non hanno mai fatto male a nessuno. E invece no, nuova Napoli, tutta da cagnare. O solo fa schifo, o mare fa schifo, piedi grotta fa schifo. Hai capito, no? Lisa da morire. Io non lo volevo fare. È colpa sua. Io non lo volevo fare. Zitto! Zitto. Non chiedere scuse. Che tanto non vale la pena. Ci divertiamo un poco. Papà! Papà, non faccio morte! Non faccio morte! Sì, sì! Cantatemi che lì canzoni quando ero piccerilla! Fraulella, fraule! Fraulella! Pulicine! O Vesuvio! O Vesuvio non fuma più! Ma noi l'avemmo fa fumare! E come facciamo? Ci pensi io? Ci pensi? O faccio fumare in da voto, non ti preoccupa. Yam!
Yam. Gop, yam, yam. E scegliere un numero! Lisa, aiutami, Lisa! No. Lisa, aiutami! Giuffrida, arrenditi e nessuno ti farà del male! Napoli. Napoli. Michele! Michele! Signorina, il suo Michele sta facendo la scena per farsi compatire da lei. I miei uomini hanno sparato in aria, non ha neanche un graffio. Disgraziati, neanche un graffio! Ma ce l'avete ucciso! Aveva solo bisogno di aiuto! Portala via! No! Michele Giuffrida, alzati! Quella che stai facendo è una sceneggiata! Una sporca sceneggiata! Ma perché che ti narici della sceneggiata?